Buongiorno a tutti, cari amici del canale. Oggi vi porto in un posto meraviglioso. Ebbene sì, perché in questo momento mi trovo a Misurina e l'idea del video di oggi è quella di effettuare qualche fotografia di paesaggio e qualche close-up in quella direzione lì. Guardate dove sono. Dietro alle mie spalle abbiamo le tre cime di Lavaredo, poco più in là il lago di Misurina e in quella direzione i Cadini di Misurina. Comunque seguitemi, partiamo e arrivate fino alla fine del video perché la giornata sarà molto interessante. Seguitemi. Nella gita che effettueremo oggi avremo anche la possibilità di visitare questa meraviglia che è questo ruscello che si trasformerà poi in torrente e che arriverà fino ad Auronzo di Cadore. Guardate la meraviglia, la bellezza di queste acque, i colori strepitosi, guardate. Guardate l'incredibile composizione che si può creare qui con la presenza di questi bellissimi fiori gialli. Praticamente abbiamo il fiume con queste pozze d'acqua molto particolari e questi fiori gialli che sembra quasi che facciano da segna via a chi viene qui a fare la passeggiata. In questo momento ho posizionato la mia fotocamera in modo tale da andare a ritrarre tutta la scena che abbiamo qui davanti a noi. Da un punto di vista di composizione ho cercato di racchiudere abbastanza il fotogramma, considerate che ho appena montato il 50 mm 1.4 e lo sto utilizzando ad f11, vediamo un attimo, sì, f11, e sto cercando di giocare con i tempi in modo tale da preservare le alte luci, quindi la parte del fotogramma, quella alta dove ci sono, per capirsi, le nuvole e il cielo, sto cercando di tenerlo con una esposizione più bassa in modo tale da poter avere tutte le informazioni sul file e quindi sulla fotografia. Dopodiché in un secondo momento in post produzione posso andare a rialzare un attimino la parte sottostante della fotografia per recuperare le zone più scure. Ho anche l'alternativa della doppia esposizione, adesso vedo, provo a fare questa e quella e vedo un po' quello che salta fuori. Macchina fotografica rigorosamente su cavalletto, posizionata in modo saldo e sicuro. Poi scrivete nei commenti cosa ne pensate, che sono un attimino così curioso di confrontarmi sulla riuscita delle fotografie. Ma guardate che bella che è anche questa inquadratura alle mie spalle. Abbiamo tutto il fiume che va verso monte e provo ad inquadrarlo in questa direzione qui. Utilizzo sempre il 50 mm e cerco di stare molto attento all'utilizzo dei tempi per evitare di avere una foto troppo morbida. Siccome c'è buio alzerò un attimino gli ISO per poter avere dei tempi un po' più veloci e quindi avere l'acqua più ferma possibile. Non voglio ricreare l'effetto mosso o l'effetto setta. Ma guardate che meraviglia! Qui abbiamo un'acqua limpida e praticamente piatta che scende con molta morbidezza verso valle. L'unico rumore che si sente è il rumore degli uccellini che cinguettano e dell'acqua che scorre. Fantastico! Oggi il cielo è veramente fantastico perché non c'è il classico cielo sereno, ma da un punto di vista fotografico è sicuramente decisamente molto più interessante questo tipo di cielo qui, perché ci sono dei forti contrasti. Guardate in quella direzione, guardate che belle nuvole. Tra l'altro fra un paio d'ore ci sarà anche il tramonto e per cui molto probabilmente le nuvole si coloreranno di un colore rosa, quasi tinta color salmone, tipico delle Dolomiti. Qui siamo in comune di Auronzo di Cadore, lago di Misurina, tre cime di Lavaredo,
Dolomiti UNESCO, Patrimonio dell'Umanità. Posti fantastici che meritano di essere visitati, conosciuti in tutto il mondo. Vi assicuro che, pur vivendoci da diversi anni ormai, sono contento perché ogni volta che vengo in questi luoghi è come fosse la prima volta. Mi emoziono tutte le volte che vengo e i paesaggi sono spettacolari. Guardate, c'è una sensazione di pace, di tranquillità che è veramente invidiabile. Riuscire a fare qui una passeggiata in una location così fantastica è veramente una grandissima fortuna. In questo tratto del fiume, che è veramente eccezionale, si nascondono in modo così quasi furbo decine e decine, se non migliaia, di trote fario e di salmerini alpini. Questo è un territorio dove la pesca, sia con cattura che catch and release, è particolarmente apprezzata. Ci sono persone da tutto il mondo che vengono a pescare nel comune di Auronzo e nel lago di Auronzo e anche nel lago di Misurina. Nella zona di catch and release di Misurina ci si può divertire veramente tanto. Spessissimo troviamo pescatori decisamente appassionati che proprio in questa zona qua vengono, catturano il pesce, però lo rilasciano subito vivo. Quindi è una tecnica di sicuro interesse, molto coinvolgente, ma di impatto ambientale pari a zero. Guardate che composizione che ho trovato qui. Abbiamo questo bellissimo albero sulla sinistra con l'altro a destra, che quasi sembra vogliano incorniciare la scena. Questo piccolo ponticello per passare da una parte all'altra della riva e in lontananza le meravigliose tre cime di Lavaredo. Adesso mi fermo qui, provo a fare una foto, lasciate qualche commento e ditemi che cosa ne pensate. Qua è veramente bello. Ma guardate queste meraviglie dove crescono. Sono delle creazioni spettacolari, guardate. Fiorellini gialli, molto molto belli, che si accompagnano a questi altrettanto meravigliosi di colore blu con delle sfumature violette, un colore freddo che si sposa vicino ad un colore caldo, molto bello. E dove si trovano? Si trovano esattamente qui. Guardate, questo è veramente, è un'opera d'arte questa. Gli aghi di questa pianta meravigliosa, e guardate poi come si estende verso il cielo, sembra quasi abbracciarlo, guardate. Beh, qua abbiamo una miriade di occasioni fotografiche, perché non parliamo solo di paesaggio ma parliamo anche di dettagli. Abbiamo dei fiori bellissimi, guardate questi. Adesso faccio una fotografia anche a questi con lo sfondo delle tre cime, guardate. Hanno un colore giallo ocra sensazionale. Ma poi guardate anche il fiume, quanto è bello. Qui c'è veramente un ambiente incredibile, molto molto rilassante. Provate a sentire il rumore dell'acqua. Adesso vi avvicino la telecamera, provate a sentirlo. Ecco, guardate che bella questa composizione. Abbiamo questa meraviglia della natura che adesso proverò a ritrarre utilizzando un 14-24, per cui un obiettivo che amplia molto la visuale. Vi metto la foto in sovraimpressione. Ho cercato di posizionarmi qui per avere nell'inquadratura tutta la pianta e gran parte del cielo, senza però dimenticare il ponticello meraviglioso che c'è alla base della pianta e questo sasso di pura dolomia. Guardate che colori pazzeschi, perché abbiamo un grigio molto molto acceso con questi
licheni che si appoggiano sopra il sasso e questo bellissimo ponticello che poi faremo assieme per andare dall'altra parte della sponda. Comunque adesso scatto questa immagine e vediamo che cosa salta fuori. Guardate ora dove mi sono messo con la macchina fotografica. Ho aperto completamente il cavalletto, l'ho posizionato in basso perché davanti alla macchina fotografica ci sono queste meraviglie. Guardate che spettacolo. Farò una foto che cercherà di avere il fiore in primo piano e tutto il paesaggio alle sue spalle con questo fiume meraviglioso che scorre. Proviamo a vedere che cosa riesco a fare. Faccio uno scatto e continuiamo. Vi posso assicurare che non è così semplice riuscire a fotografare con queste condizioni di luce, perché ci troviamo spesso e volentieri nella metà alta del fotogramma, dove ci sono queste grandi luminosità, nella necessità di dover tenere, di dover fare molta attenzione affinché quella parte non si bruci, per cui non si perdano informazioni. Ovvio che se io espongo per il cielo la parte bassa, che è quella delle ombre, dove c'è la necessità di un'esposizione sicuramente diversa, viene molto sottoesposta. Allora, in questi casi solitamente si effettuano delle multiesposizioni. Io oggi però voglio provare a fare degli scatti singoli, solo facendo particolare attenzione a salvaguardare le alte luci, perché voglio anche provare a capire quant'è la tenuta del sensore e vedere quanto riesco a recuperare sulle ombre senza perdere particolari dettagli. Ma guardate il cielo è veramente un qualcosa di meraviglioso e con il passare del tempo e delle ore sta diventando sempre più bello. Le fotografie scattate fino ad ora le ho fatte con il 14-24 della Nikon 2.8 e adesso cambio obiettivo. Voglio provare a fare qualche ripresa ravvicinata, non con il macro ma con il teleobiettivo. Monto il 70-200 2.8 e vediamo se riesco magari a ritrarre qualche scorcio delle Tre Cime piuttosto che delle altre meravigliose montagne che ci sono in questo magnifico territorio. Eccolo qui montato, ora provo a fare una fotografia delle Tre Cime. Lì sullo sfondo il Monte Sorapis in tutta la sua magnificenza. Ora seguitemi perché proviamo ad andare a Misurina e vediamo se riusciamo a fare qualche bello scatto, anche se è un po' presto e le condizioni di luce non sono ancora quelle ottimali. Però andiamo in riva al lago e voglio provare a ritrarre la Misurina classica con il Sorapis. Sempre più persone nei commenti mi chiedono come faccio a prendere gli spunti per i video. Beh, posso dirvi solo questo: ogni giorno è un giorno diverso. Io ho la fortuna di abitare in luoghi magnifici. Oggi è un sabato pomeriggio, il cielo non mi sembrava neanche un granché, stava quasi iniziando a piovere, ma ho detto vado a fare due passi, ho preso la macchina, sono andato a Misurina e da lì poi tutto nasce in automatico. Vi assicuro che le occasioni fotografiche e le occasioni per poter effettuare delle escursioni sono molteplici, per cui gli spunti poi arrivano, basta solo uscire di casa e dire parto e vado. Ma guardate che meraviglia, abbiamo anche due amici pescatori che ci stanno allietando con le loro catture e le loro canne da pesca e guardate che spettacolo. Abbiamo il lago di Misurina con questo cielo fantastico, con dei contrasti incredibili, un timido azzurro dietro le nuvole in un cielo veramente variegato di tonalità e di colori. Guardate che bello. Ora mi fermo qui, anche se non è l'orario proprio ideale, perché dovrei aspettare ancora un paio d'ore, ma non ce la faccio, devo rincasare. Cari amici, guardate dove sono ora. Esattamente seduto in riva al lago con la mia macchina fotografica
pronta per fare questo scatto. Le condizioni di luce sono ottimali. Peccato che non c'è ancora il tramonto, ma pazienza. Vediamo un po' cosa riesco a fare. Guardate il Sorapis con tutta la sua magnificenza. È fantastico. È veramente spettacolare. Una delle montagne e delle Dolomiti, a mio modo di vedere, più affascinanti. Tra l'altro con questo cielo così cupo la rende ancora più, non lo so, molto suggestiva. Sono molto belle anche le gite che si possono effettuare alla base della montagna, anche con l'omonimo lago che ha un colore pazzesco. Quest'estate, se riesco, vi porterò anche lì, perché veramente merita quella gita. Per effettuare questa fotografia ho montato il 50 mm perché da un punto di vista compositivo volevo racchiudere nel fotogramma l'immagine del Monte Sorapis. Ora provo a montare il teleobiettivo per fare un'inquadratura più ravvicinata della montagna. Vediamo un po' cosa riesco a fare. Bene, cari amici, con questo spettacolo alle mie spalle vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi ho portato a fare qualche fotografia. Sono venuto a Misurina, abbiamo visto il lago di Misurina che è meraviglioso e anche quel prato stupendo che c'è poco prima di arrivare al lago. Spero che vi sia risultato interessante. Se è così, mettete un like e iscrivetevi al canale. Seguitemi sul sito internet andreacostagallery.com, dove trovate il video, trovate anche una descrizione completa del territorio, qualche approfondimento e l'elenco di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare i video e le fotografie. Spero che questi trekking fotografici vi piacciano. Mettete nei commenti opinioni, stati d'animo, tutto quello che vi capita, insomma, se vi va, fatelo. Io cercherò di rispondere a tutti e vi auguro buona giornata al prossimo video. Ciao a tutti.